Risotto al caffè nocciole mantecato al burro. Vi servono 380 g di riso vialone nano, 4 tazzine di caffè espresso, un bicchiere di vino bianco secco della polvere di caffè, poi un litro di acqua bollente leggermente salata, 40 g di nocciole sgusciate e tostate, del burro ed è parmigiano grattugiato. Hai così portato per noi una ricetta che non ha la cannella come tra gli ingredienti. Stranamente no. È un risotto, quindi non neanche una ricetta dolce, facciamo qualcosa di salato, che però ha due ingredienti inconsueti in un risotto, vero? Esatto, il caffè e le nocciole. Caffè e nocciola. Allora, la nocciola è su questa texture, il crunch della nocciola, caffè... Esatto, le nocciole tostate, che comunque in quanto tostate si abbinano bene al sapore. Sì. Il caffè. E il caffè, che generalmente lo usiamo solo per i dolci, sì, invece... ma con il salato ha dei bellissimi accostamenti che bisognerebbe sperimentare. Assolutamente, di più. Uno lo sperimentiamo subito con questo risotto. Io parto subito con la tostatura del riso, non per altro, perché altrimenti non ce la facciamo. No, abbiamo bisogno, non aggiungi nulla naturalmente, cipolla, niente. No, niente, perché lo faccio con l'acqua bollente. Leggermente salata, tosto il riso a secco, lo sfumo con un po' di vino bianco, cuocio il riso sfumandolo con l'acqua bollente salata e aggiungo verso la fine della cottura un po' di caffè espresso e le nocciole tostate. Perfetto, intanto, allora andiamo con il riso. Allora, tostato e sfumato adesso. Esatto, alzo un po' la... Vai. Ecco, ci sono. Così le tritiamo, queste sono nocciole tostate, già tostate, se non sono già tostate conviene comunque tostarle. Passarle qualche minuto in forno. Io fra poco aggiungo proprio il caffè, il caffè espresso, e aggiungiamo solo alla fine, quando il piatto è pronto, impiattato, un po' di polvere. Esattamente, immagino che per la mantecatura finale quello sia il tocco. Esatto, quello ovviamente insieme al burro, non so se lo vogliamo intanto tagliare così ce lo troviamo pronto. Lo vogliamo tagliare, sì. Anche qui tolgo il... Allora, togliamo l'adesivo, che mettiamo qua, togliamo il panetto. Poi ho scelto un burro non leggermente salato. No, un burro classico in questo caso. Ok. Abbasso un pochino. Esatto. A che punto siamo? Ci serve? Beh, un po'. Un altro po' deve andare. Un altro po' deve andare. Vedo il chicco molto bianco. Come va? Va bene, va bene. Adesso spegniamo. Ok. Spegniamo con la mano umida. Spegni tutto, intanto non ci serve più neanche l'acqua. Spegniamo. No? Sì, non ci serve più niente. Andiamo ad aggiungere le nocciole. Una manciata. Generosa, a me piacciono un sacco, quindi ce n'è ancora, vado vado al mio gusto, però ognuno può. Poi mettiamo subito il burro. Quanto te ne serve? Così, questo, un po' di più. Ok. Burro di sola panna, fresca, centrifuga, quindi è latte, panna, burro. Questa è la ricetta, perfetta. Esatto. Di un burro che possa chiamarsi tale, diciamo, non da scarto. No, non da scarti di lavorazione, la un fior di burro. Esatto, è esclusivamente utilizzata per fare il burro, appunto. Allora, queste nocciole te le tolgo? Sì, anche se un po' adesso le metto da parte, perché volevo farti un pochino. Ti volevo fare un po' di spazio per l'impiattamento. Ok, arriviamo. I miei piatti preferiti. Ah, questo è troppo carino. Eh sì, è bellissimo. Mi sa di... Giulia, quando faccio le ricette, caloroso. Signora mia, che non faccio più per fortuna, non faccio più le ricette signora mia, per la gioia di Alfonso, che mi farebbe fare queste ricette tutti i giorni, mi fornisce sempre questo piatto. Grazie. Molto carino. Sì. Aggiungo un po' di parmigiano. Sì, parmigiano reggiano. Ecco, un po' generosamente. Perché noi non ci tiriamo indietro, ma la cucina è generosità. Condivisione, generosità, assolutamente sì. Quindi ci siamo. Perfetto. Prendo un cucchiaio grande. Qui. Vieni.
porto la pentola, sì, sì, di vai fare serena, le solite acrobazie, sì, di cui sono capace. Sporco anche il piatto, vedi come sono brava. Non importa, vai tranquilla. Tipo carrettiere. No, possiamo sempre pulirlo, lo appiattiamo un po'. Nessuna paura, non è macchiato indelebilmente. Mettiamo la carta. Ecco qui. No, vabbè, ma dai, l'abbiamo camuffata. Ci può stare, sì. Un pochino va bene. Mettiamo giusto un pochino qui di nocciole e un pochino di polvere. La polvere non tanto, uno perché non è carina da sentire troppo in bocca. Due, solo sul lato consente di tirarla solo quando si vuole provare questa esperienza più crude. Certo, certo. Eccola qua. Risotto al caffè, giusto? E nocciole mantecato al burro. Raffaella Caucci, ormai grande amica di Alice Club. Raffaella, ti aspettiamo quando vuoi tornare. Ma io torno quando volete. Sai che sei la benvenuta. Grazie.